mondo. Venite navi mandate dal Padre mio, venite in amore e portate il vostro messaggio di pace e di fratellanza. E di fratellanza, sì. Io conosco altri anche degli Incas, perché sono stati in Bolivia, nelle Ande boliviane, e hanno questi canti antichi dei padri che li hanno lasciato sulla terra per poi riprenderli quando gli alberi sarebbero cresciuti. Ma questi incontri sono degli incontri che si sono verificati più volte. Lei di questi incontri ne ha avuto più di uno. 36. Il primo l'ho avuto nel 62. E il primo l'ho avuto sotto questa quercia. Sotto una quercia, sì. Ci può raccontare, signor Siragusa, com'è stato questo incontro? Cosa è accaduto in questo incontro? È accaduto che io sono stato... molti debbono sapere, gli scienziati, che il nostro cervello è una radio ricevente trasmittente irripetibile. Si possono combinare certi circuiti artificialmente, ma non fare il cervello così come l'ha fatto l'intelligenza onnicreante. E sono stato chiamato, vieni, ti aspettiamo. Ma faccio dal balcone e vedo un globo che gironzolava qua vicino in queste zone. Riprendo la macchina, salgo e trovo due personaggi splendenti con una tuta bianca più argentea, splendenti, avevano nei polsi degli anelli, avevano delle apparecchiature, avevano i capelli lunghi, e quando io li ho visti era tale la mia emozione che sudavo completamente, ero disidratato. E mi fanno: ti abbiamo aspettato, figliolo, vieni, devi dettare questo messaggio agli uomini di scienza e ai capi di Stato di smetterla con gli esperimenti nucleari, altrimenti sarà la fine di questa generazione. Senta, ma loro parlano esattamente come noi, hanno la stessa voce? Hanno una voce più metallica, cioè hanno una modificazione nella voce. Per quanto questi signori che io ho incontrato non fanno parte del ramo esecutivo, ma del direttivo, perché sono mutanti, hanno la capacità di mutarsi, di mutare, di cambiare attraverso un cambio di frequenze. Ho capito. Biopsichiche. Ho capito. Lei non è stato il suo unico viaggio, lei ne ha fatti molti. Ce n'è uno che mi preme, che lei... uno perché è legato poi a una condizione, sì, che ci riguarda molto da vicino, che è quello sulla luna nera. Ci vuole spiegare cos'è la luna nera e a cosa serve? Beh, io sono andato via, sono partito da Ragan con un apparecchio. Cos'è Ragan, scusi? Ragan è qui vicino, un paese dove loro mi aspettavano. Con gli UFO la voglio finire, perché si deve finire con questa cicla logora di UFO inventata dall'uomo. Sono tracciatori magnetici e camminano su linee ottotecniche ben precise che loro possono sviluppare, possono modificare. Perfetto. Dunque, mi aspettavano, io sono salito, c'era Oada, mio fratello, e mi fa salire e mi portano sulla luna nera. Sulla luna nera ho incontrato anche che adesso è passata a miglior vita, un meccanico di Bologna. Sì, Giorgio Galli, un meccanico Giorgio di Galli, Bologna. Sì. E sono entrato in questa luna nera, è un satellite artificiale messo in orbita da loro, che è comandato dal pianeta Venere, per evitare che la Luna possa uscire dall'orbita ed essere attratta dalla Terra. Difatti due lune piccole sono già cadute sulla Terra. Cioè, se non ci fosse la Luna nera, la Luna nostra rischierebbe di crollare sulla Terra con una catastrofe. E spazzare via completamente la Terra. E lei mi diceva prima che però ci sono molti scienziati che sono a conoscenza di questi fenomeni, sì. E però il nostro grande pubblico non è informato perché? Perché sarebbe terribile sapere che ci sono altri che possono comandare meglio di quelli che comandano oggi e darci una vita molto più tranquilla, molto più serena e molto più felice. E hanno quindi ordito una congiura del silenzio, e finirà da qui a non molto tempo, finirà, perché loro daranno un segno così palese, così prepotente da mettere in ginocchio tutta l'umanità. Lei mi diceva un'altra cosa, signor Siragusa, che forse c'è uno spiraglio per
in questa congiura del silenzio, che è uno spiraglio aperto da un nuovo capo di Stato che ha cominciato, che ha capito. Sì. Ne vuole parlare, puoi dirci di chi si tratta e chi è? No, non posso dirlo. Allora non parliamo di lui. No. Parliamo però di un'altra cosa che ci sta altrettanto al cuore. Prego. Esistono le profezie di Rasputin. Di Rasputin, sì. È una mia vita parallela. Parallela o precedente? Questo è un dettaglio precedente, che... Precedente, ma sono vite parallele mie che mi appartengono. Perfetto. E allora, in queste profezie di Rasputin, senza nominare nessuno, sì, c'è una cosa che ci riguarda molto, da vicino molto tutti. Molto da vicino, e si riferisce all'uomo segnato in fronte. Quindi si parla di un uomo segnato in fronte. Che quando verrà a Roma... Che dovrebbe essere... Dovrebbe essere attentato. E con questo... No, dico, ma nel tempo dovrebbe essere, tra non molto tempo, credo... Tra non molto tempo, l'anno prossimo. L'anno prossimo? Sì. E difatti quest'uomo segnato in fronte l'anno prossimo dovrebbe essere a Roma. Ed io la prego a quest'uomo segnato in fronte di stare attento. Già ho tentato di avvertirlo. Di stare attento perché saranno le potenze economiche. Così come ha eliminato Olaf Palme, elimineranno lui. E le conseguenze quali saranno per l'umanità? Sarebbero l'invasione dell'Europa immediatamente, con 2 miliardi e 500 milioni e 700 milioni di morti, perché invaderebbero non solo l'Europa ma anche l'Asia e una parte della Cina. E non c'è nessuna possibilità per fermare questa cosa? Sì, ci sono loro. Sembra che l'amico mio stia attento e guardingo. Perché, ci sono loro. Perché chi comanda non è la politica, è la struttura economica mondiale che comanda la terra. Però, come diceva lei, ci sono loro. Cioè ci sono loro. Il signor Siragusa, quando parla di loro, ovviamente parla dei nostri fratelli extraterrestri. E noi siamo abituati a pensare agli extraterrestri come a degli esseri di altri pianeti che stanno comunque distanti da noi. A tale tanta prega. Mi scusi, prega. Signor Fiore. Non sono visitori, i visitori sono i terrestri, perché chi assassina i bambini, chi mangia la carne dei poveretti, e adesso a Londra si sta aprendo un ristorante per cannibali, abbiamo raggiunto proprio il fondo della vergogna. Ma loro, come dicevo, non sono così distanti. Loro sono tra noi con una funzione di vigilanza, come ci stava dicendo e rassicurando adesso il signor Siragusa, ma anche per osservarci anche in vista di questa 3 giorni terribile di sconvolgimento del mondo. E noi ne abbiamo una prova rappresentata da una fotografia di un extraterrestre conosciuto sulla Terra come Durante. È un uomo che vive in mezzo a noi, prevalentemente si è accompagnato con occasionali compagni di strada a portare un messaggio di speranza nella zona del Monte Musinè in Piemonte. Dopo ve la mostrerò. Anche se sono in diretta, perché una cosa che mi è capitata a me e a un mio amico. Comunque noi subito dopo quel contatto, in un certo senso, come ha detto il dottor Siragusa, non abbiamo più pensato come ha detto il signor Siragusa, e il pensiero nostro è stato diretto nei primi momenti ad una coscienza che noi non potevamo definire umana, cioè non abbiamo pensato umana, abbiamo pensato ma chi sono questi esseri che ci hanno preso? Signor Siragusa, vuole rispondere lei a questo nostro amico? Non hanno tutti i torti di sentirsi un po' presi dal laccio dell'ignoto. L'ignoto non esiste. E ancora oggi, purtroppo, cari amici, gli uomini credono di essere al centro dell'universo. Credono che la Terra sia il deserto del Sahara e che l'uomo sia al centro di 150 bilioni di universi. No, la Terra
È un granello del deserto del Sahara, è una goccia dell'oceano, non è l'oceano. Ora, questi esseri che vogliono contattare i terrestri per avvertirli che siamo in procinto di autodistruggerci, cercano delle menti, dei cuori, degli spiriti disposti a collaborare, quindi fanno dei sondaggi. E a voi hanno fatto questo sondaggio. Non è detto, questi sondaggi durano anche molti anni per svilupparsi, non è detto che diverrete loro collaboratore come lo sono diventati parecchi. Non vi preoccupate. Sì? Sì? La sento, l'ascolto bene, l'ascolto. L'ascolto anche io molto bene. Io avrei, signor Siragusa, due domande. Lei le vuole fare al signor Siragusa? Benissimo, allora io non sono il signor Siragusa, quindi lo so. Mi consente di passarlo immediatamente e non credo che questo sia una scortesia al signor Siragusa. Grazie. Signor Siragusa, buonasera. Buonasera a lei, amico mio. Senta, io devo chiederle perché io, seguendo la trasmissione, non ha accennato alla famosissima stanza 13 e a quelle famosissime asserzioni che il Carter disse prima di essere eletto, no? Lei sicuramente molto più approfondito di me nella materia, dove asserì, i giornali ne parlano, che se lui fosse stato eletto presidente Carter, sì, avrebbe rivelato quello che c'era nella stanza 47 del Pentagono. Famosa stanza 13? 13, 47, ce ne sono tante stanze nel Pentagono dove si conservano i reperti per nascondere. Quello lì, quell'oggetto che cadde a New Mexico, no? Sì, esatto, perfettamente. Ebbene, se Carter avrebbe parlato, non sarebbe stato più presidente. Ma lui disse no, mi scusi, lui disse che se fosse stato eletto, sì, avrebbe aperto sta stanza, avrebbe poi dato sfogo a quello che c'era dentro. Sì, e difatti poi è stato ammonito quando è stato eletto presidente di non parlare di questi argomenti. Quindi tutta l'umanità deve stare alla ignoranza, nell'ignoranza, okay, nella totale ignoranza, e questa è la congiura del silenzio. Io però vorrei chiedere al signor Siragusa, visto che siamo in argomento e stiamo parlando di questa stanza 13, sì, di cui io non so assolutamente niente, e invece sarei a questo punto come il resto, come lei, come altri, se il signor Siragusa è autorizzato o ritiene di poterci dire che cosa contiene questa stanza 13. Penso di sì, che il signor Siragusa sappia cosa c'è dentro. Sì, e difatti lo so, contengono tutti i documenti che si sono accumulati attraverso ufficiale superiore, generale, gente comune, che hanno avuto esperienza. Difatti ultimamente ci sono stati ufficiali superiori in congedo che hanno fatto una petizione a Reagan per chiedere giustizia, in quanto quando erano in servizio erano costretti dalla CIA a tacere fatti eclatanti che riguardavano proprio la presenza degli UFO. Signor Siragusa, prego. Il problema non si tratta di documenti, si tratta di quell'oggetto che cade nel New Mexico, sì, dove un pastore stava pascolando il suo gregge, sì, dove intervenne la polizia e mise tutto, tutto a tacere, a nascondere. Sì. Questi resti, praticamente lei sa che credo che non esista nulla di perfetto, quindi un guasto, un qualcosa del genere può accadere a tutti i livelli, no? Lo hanno lasciato appositamente. Benissimo. Tanto è vero che ancora tentano di aprirlo e non ci riescono, perché è una massa omogenea che non ha apertura, si apre con la forza psichica. E quindi hanno detto, dicevano tra l'altro, ma ci sono due che sono morti, dice allora fateci vedere, perché nel preciso momento che noi stiamo parlando, sì, e stanno ancora facendo il corteo con tanto di bandiere, aprite, sì, la stanza 13, o lei adesso dice la 47 comunque, aprite la stanza 13, questo, sì, è in atto ancora adesso. Sì. Il nostro telegiornale circa un anno fa fece una ripresa su sto corteo, no? E certo, tutto è tornato a tacere. Logico. Va bene, noi comunque, perché la verità fa male. E lo so, lo credo. Noi abbiamo adesso comunque un'occasione per rivolgere un appello ulteriore unendoci a questo corteo, perché noi non vogliamo restare, certamente, nell'ignoranza. Allora noi ci uniamo a questo appello dei cortei,
aprite questa stanza 13, date la possibilità alla gente di sapere cosa c'è nella stanza 13 e cosa c'è nella stanza 47. Ditela la verità, perché la verità soltanto può salvare questa umanità. Se non accettate la verità, se non accettiamo l'aiuto che questi esseri ci danno con tanto amore, con tanta devozione, di questa generazione non rimarrà nemmeno memoria. E di qui hanno molto tempo, patate, perché non avrete né acqua da bere né aria da respirare e sarete arrostiti. Signor Siracusa. Scusi, No. Perché? Perché io soffro sapendo che devono morire tanti bambini innocenti per colpa di questi malfatti. Tutti io se soffro. Io sono giusto come lo è il padre. Chi di spada ferisce, di spada deve ferire. Signor Siracusa, io la pregherò tra qualche minuto di dirci quali sono le regole di comportamento per poter sfuggire a questa catastrofe, perché io sono sicuro che se questi nostri fratelli vogliono, possono evitarci questa catastrofe. Io lo so cosa dovrà succedere se l'umanità non si ravvede, se non mette le cose al loro giusto posto, se questi giovani non vengono aiutati, si perderanno tutti! Tutti i nostri figli perderanno! E noi avremo probabilmente, se tra un attimo, la possibilità di dire cosa va fatto per evitare questo. Signor Siracusa, sì. Io la pregherei, se lei volesse, potrebbe darci quelle regole di comportamento. Le regole di comportamento li conosciamo. Sono 10 le regole di comportamento. 10, e l'uomo ha fatto tutti i regolamenti opposti. Lui dice non uccidere e l'uomo uccide. Non commettere adulterio e l'uomo commette adulterio. Non di... Ecco, le regole bisogna, la legge del padre deve dominare. E allora sulla terra regnerà la luce che vivifica le anime, che vivifica la vita, che dà respiro, che fa gioire tutte le stelle dell'universo. Questo avverrebbe. Ma ci vuole... Tra pochi minuti, nella seconda parte della notizia a tavola, vi proporremo per intero l'inedita intervista con Eugenio Siracusa, rilasciata subito a caldo al termine della trasmissione televisiva. Ieri sera tanta è stata la suggestione e prima di chiudere vi annotiamo che due cameraman della RAI, appollaiati su dei ponti allestiti per l'occasione, hanno avvistato nel corso della trasmissione in cielo delle luci particolari, delle luci quasi a forma di due croci.